perché per questo bisognerebbe studiare caso per caso, ma ci mette in evidenza come rispetto ad altre vaccinazioni la incidenza di eventi avversi, tra cui la morte, con questo vaccino è stata di 1000 volte superiore. Mentre con gli altri vaccini ci attendiamo 1 o 2 eventi ogni 100.000 vaccinati, con questo ne abbiamo avuti 1000. Dice, certo non c'è rapporto di causalità, ma perché non è stato cercato? Perché c'è stata una disposizione attiva che ha fatto in modo che i medici sono stati dissuasi dal farlo, mentre venivano d'altra parte stimolati a promuovere la vaccinazione. Quindi lei sta dicendo, aspetti professore, che dopo, lei sta dicendo, i dati che abbiamo che ci a disposizione, che però insomma io non li conoscevo, ammetto la mia ignoranza, e forse non sono così diffusi e conosciuti, dicono che la percentuale di eventi avversi gravi dopo il vaccino è, ma lei mi dice, 1000 volte superiore rispetto agli altri. Dice, questo non ci dice che c'è un rapporto di causa-effetto, che ci sia proprio la causalità, perché non siamo andati a indagare. Però quel dato lì c'è, e forse di quel dato lì bisognerebbe parlare. È questo che ci sta dicendo, professore. Esatto. Un mese fa, un lavoro molto importante, pubblicato su British Medical Journal, evidenziava come l'eccesso di eventi avversi gravi fosse di 1200 rispetto a 1 o 2 ogni 100.000. E sottolineava l'aspetto centrale. Qual è l'aspetto centrale? Che noi non disponiamo di tutte le informazioni che a tutt'oggi restano nelle mani delle 2 o 3 aziende che hanno realizzato i vaccini. I dati sono segretati. Ora le faccio un esempio, una metafora. Vede, come se lei portasse per fare la revisione una macchina dal meccanico, e chiaramente il meccanico come prima cosa gli dice, beh, mi apre il cofano. Vediamo il motore. Il cofano resta chiuso. Noi dobbiamo poter aprire il cofano. Perché adesso che cominciamo ad avere un'idea precisa su quelli che sono i meccanismi, abbiamo l'idea di quali sono i meccanismi tramite i quali questi vaccini possono determinare l'evento avverso, dovremmo poterlo andare a riscontrare. Aprire questo cofano per andare a vedere, professore, dovremmo poter andare a aprire il cofano e vedere. Però, professore, c'è un problema grande, che dai vaccini fin dall'inizio di trasparenza ce n'è stata poca, anche sull'acquisto, sul contratto d'acquisto fatto dall'Europa, fatto con i soldi nostri, di una sostanza che è stata iniettata a noi. La trasparenza è pochissima, anche di fronte alla richiesta dei magistrati contabili europei.